Ok, possiamo iniziare. Allora, buonasera a tutti e continuano gli appuntamenti dei seminari dei PCTO, quindi dei percorsi di orientamento congiunto con le scuole, il tutorato, e noi del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale siamo ancora con voi per presentare due interventi molto molto interessanti da parte delle professoresse Ornella Cirillo, che è docente di storia della moda contemporanea e storia della città del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e a seguire la professoressa Chiara Ingrosso, docente di storia del design e dell'architettura, sempre del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Mi presento però, ormai siamo qui da sempre, anzi ogni 15 giorni ormai dal mese di novembre. Sono la professoressa Maria Dolores Morelli, docente referente del Dipartimento di Orientamento e PCTO, e con me è qui la dottoressa Raffaella Marzocchi, anche lei in veste di tutor di questa attività seminariale che vede coinvolti tantissime scuole della Campania, tutte le scuole che hanno in realtà strutturato poi un protocollo d'intesa con il nostro Dipartimento. Pertanto saluto i colleghi qui presenti e soprattutto gli alunni delle scuole che sono tantissimi e collegati per questa iniziativa. Oggi è una giornata molto particolare perché i temi sono variegati, ma il macro tema è quello sempre legato alla sostenibilità, alla tematica dell'Agenda 2030. Pertanto lascio la parola alla professoressa Ornella Cirillo, che darà luogo a un seminario molto interessante che lega le tematiche della moda con quelle dell'architettura, e quindi siamo qui in attesa del tuo intervento, Ornella. Grazie della partecipazione. Grazie a te, grazie a tutti voi che siete qui presenti e grazie di questa iniziativa che ci fa veramente rivolgere lo sguardo sempre intorno a tanti ragazzi che sono il futuro del nostro territorio. Io questa sera vi presento un breve intervento che spero possa essere per voi di interesse, perché è una tematica che ho esaminato nelle mie ultime ricerche, ma cercherò di renderlo agevole per un pubblico più vasto e certamente di non addetti ai lavori. Ma è un tema che, come dire, tuttavia abbastanza sorprendente, perché ci mette davanti a una evidenza molto chiara, innanzitutto che coinvolge le discipline in maniera trasversale della moda, dell'architettura e della città, e ci fa anche, come dire, aprire gli occhi su quanto la moda sia una disciplina estremamente porosa, estremamente prensile rispetto a quelli che sono i contenuti culturali che una società vive all'interno di un contesto storico. E la moda è proprio in questo è strabiliante, perché non è limitatamente circoscritta al progetto di un abito, di una collezione, ma è veramente un sapere molteplice che ingloba al suo interno le sollecitazioni che vengono dal mondo dell'arte, dell'architettura, che le sono intorno. Io vi porto oggi in questo viaggio, in particolare con questo di appunto, aspettate che non riesco ad andare avanti. Ecco. Ok, vi porto in questo viaggio che idealmente voglio affrontare qui con voi, all'interno dell'Italia, e percorrendo un appunto un percorso, un tragitto che in realtà ci farà scoprire quanto appunto questo dialogo, questo raffronto continuo tra la moda e direi più ampiamente il patrimonio artistico-culturale sia stato effettivamente una leva molto significativa per dare che cosa? Per dare visibilità, ma soprattutto per dare una consistenza culturale al progetto che ha visto nascere nel contesto internazionale, nel contesto mondiale, i successi della nostra moda italiana. Noi oggi nel contesto internazionale stiamo ancora provando a difendere molto strenuamente
quelli che sono come dire, proprio i valori e la forza della moda italiana nel contesto globale, che negli ultimi anni, come dire, ci ha in qualche maniera costretto a fare dei passi indietro. Però adesso l'identità della nostra disciplina, della nostra capacità creativa, ha, come dire, veramente messo in campo una serie di azioni per appunto difendere questa nostra identità. Questo Made in Italy, che è uno slogan a tutti noto, che senz'altro fa parte proprio delle forze, dei punti di forza su cui l'Italia ha investito tantissimo nel corso degli anni e che l'ha veramente distinta in maniera peculiare, in maniera eccellente nel contesto internazionale. Questo tipo di difesa, che è poi uno degli obiettivi, come sapete, anche dell'agenda, di ritrovare la forza delle risorse identitarie locali è partita da molto lontano. Non è una, come dire, invenzione attuale, ma una sua radice storica molto salda, molto forte, e che di fatto si scopre appunto essere stata frutto di un progetto culturale, di un progetto molto profondo che ha messo insieme una serie di attori e ha potuto poi costruire questo profilo così alto, così rappresentativo del nostro contesto italiano. Ed è partita da lontano, come vi dicevo. È partita quando nel secondo dopoguerra, in particolare, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, sapete, era segnata profondamente da tutto quello che la guerra aveva lasciato sul nostro territorio. Disastro, abbattimenti, difficoltà proprio nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Ma queste difficoltà si sono riusciti a superare quando una serie di figure molto intelligenti, ma anche soprattutto direi degli intellettuali, hanno capito che la svolta rispetto a questo momento di difficoltà poteva essere ritrovata proprio nelle capacità creative e nella forza trainante che il patrimonio culturale, il patrimonio artistico, architettonico aveva sedimentato nel nostro territorio, in tutta l'Italia, in tutto il bel paese, quel bel paese che poi da qui a pochissimi anni diventerà la celebrazione ricorrente anche nelle campagne cinematografiche, nelle campagne fotografiche e quindi anche in tutti gli affondi che i giornali correntemente facevano per dare visibilità a questa terra speciale, speciale per quella che era appunto la qualità dei suoi paesaggi, delle sue architetture, dei suoi patrimoni artistici. E quindi che cosa avviene? Nel territorio, sin dagli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, e possiamo parlare proprio degli anni 20, degli anni 30, in realtà l'Italia aveva visto fiorire tantissime sartorie, tantissimi laboratori di produzione di accessori, di scarpe, di gioielli. Esistevano tutti questi mondi ed erano però tra di loro estremamente lontani, estremamente disgregati. Andavano, come dire, rimessi in rete, fatti dialogare l'uno con l'altro e soprattutto andava, individuata, andava attivata una campagna di promozione di queste realtà, di queste capacità, che riuscisse a, far, come dire, indebolire la fortuna, i successi, l'immagine che la Francia invece aveva da sempre avuto all'interno di queste tematiche legate alla moda, era sempre stata vista come la nazione leader nel mondo della moda, ma in cui c'era qualcosa che aveva una qualità differente, una grande capacità di fare, di ricamare, di cucire, di progettare, unitamente alla grande qualità appunto del suo patrimonio. Per cui di fatto, l'avvio di questa operazione di rinascita dei laboratori e della creatività italiana poteva riuscire ad ottenere una visibilità notevole ed una visibilità che convincesse innanzitutto gli italiani stessi,
di quanto questo settore poteva essere veramente il trampolino di lancio per l'economia italiana, per tutto quell'indotto che la moda e la creatività italiana avrebbe potuto portare alla nostra nazione. E questa azione, questa sinergia, questa grande forza andava veicolata innanzitutto, come vi dicevo, agli italiani attraverso la stampa. Erano anni in cui la stampa aveva un grandissimo valore, molto di più di quanto poi l'abbia avuto negli anni successivi. Era veramente uno dei media principali rispetto alle campagne appunto di divulgazione. E allora in questo settore occorre che alcune figure di primo piano, intellettuali, come vi dicevo, e giornaliste molto attive, avviassero un progetto proprio culturale per dare visibilità a questo mondo, al mondo della moda. E queste signore, in particolare, sono queste signore che vi presento qui in questa slide, Irene Brin, Elsa Robbiola, sono consapevoli del fatto che l'Italia sa fare molto bene e che chi è fuori dall'Italia, gli americani in particolare, non sono desiderosi di altro che di guardare ai nostri territori, alle nostre produzioni, alla nostra capacità di fare e di fare bene, perché riconoscono negli italiani quella famosa qualità di bello e ben fatto che in realtà appunto si distingueva fortemente rispetto alla produzione di altri territori. E queste giornaliste lavorano all'interno di una serie di importanti giornali. Uno di questi si chiama Bellezza, lo vedrete tra poco citato molto spesso, un altro si chiama Harper's Bazaar, non è italiano, ma appunto questa giornalista, in particolare Irene Brin, proprio Rome Editor, il referente italiano di queste testate inglesi e americane. E loro partono da questa idea, come vedete nella citazione, bisogna capire la moda attraverso i libri, teatri, musei, cioè attivare un confronto molto diretto appunto con questo patrimonio. Non si può immaginare la moda avulsa dal contesto culturale nel quale essa viene creata. E dobbiamo, dicevano loro, proporla proprio con questa logica, con questo obiettivo, all'interno di questo indirizzo culturale. E allora cosa fanno? Sono delle donne eccezionali, dobbiamo tanto a loro, alla loro capacità proprio di intraprendere questo percorso, questa prospettiva culturale di interpretazione. Incominciano a spingere affinché la fotografia e gli articoli pubblicati nelle riviste si rinnovasse sostanzialmente portando avanti quel discorso e quel dialogo che vi dicevo prima, di intesa tra patrimonio artistico-culturale e ambito creativo. E allora cominciano ad agevolare e a sostenere tutti quei fotografi che con loro sono capaci di avviare questo dialogo, cambiando e stravolgendo sostanzialmente quella che era la tradizione dei linguaggi fotografici tradizionali. Prima la fotografia era, così come la vedete in questa slide, legata alla promozione dell'abito in se stesso, all'interno di un atelier, all'interno di un ambiente, come dire, quasi domestico, che al più riusciva a dare una sensazione di adeguatezza di un capo rispetto al suo utilizzo, quindi al contesto, diciamo, all'interno della giornata, se l'abito era da mattino, da pomeriggio, da sera, ma non altro, non riusciva a veicolare e a trasmettere dei, valori aggiuntivi. Invece con loro questa tradizione si trasforma radicalmente e si trasforma proprio andando a creare queste suggestioni che vengono direttamente suggerite e, come dire, rimandate al contesto nel quale il prodotto viene creato. Qui cominciate adesso a vedere una carrellata infinita di immagini, dove c'è questo nesso in maniera estremamente lampante, estremamente chiara. In queste pagine di bellezza
si sottolinea il fatto che l'Italia sta diventando un luogo estremamente attraente, piace agli italiani, piace agli americani ed ha al suo interno una capacità proprio di suggestione che viene appunto dai suoi luoghi, una nazione che ha il dono dell'atmosfera propizia del fiorire dell'eleganza. E questa è l'atmosfera che si cerca di trasferire nella fotografia. Guardate qui in primo piano questo splendido sandalo di Ferragamo, ma che poi ha nel suo sfondo, come spero voi riuscite a riconoscere, immediatamente riferimento al suggestivo cupolone del Duomo di Firenze, che rimanda quindi a quella prerogativa, a quella unicità. E così le scarpe di Frategiani nelle parti inferiori dell'immagine. Quindi c'è questo progetto che va avanti e comincerà, come dire, proprio a vedere nella scena e nel patrimonio, come dire, nel repertorio fotografico di questi anni, questo indirizzo svilupparsi molto continuatamente e molto fortemente, legando tra di loro le immagini degli abiti di queste grandissime sartorie romane in particolare. Qualcuno di voi avrà sentito già nominare le famose sorelle Fontana, credo, spero. Qualcuno di noi, voi conoscerà un signore che si chiamava Emilio Schubert. Ecco, la loro grandiosità viene, la capacità appunto sartoriale di questi autori viene celebrata attraverso campagne fotografiche immerse all'interno delle sale o anche negli esterni delle nostre città d'arte. E poi vedremo che questo dialogo con il patrimonio artistico, scultoreo, figurativo, in realtà si amplia molto fortemente, coinvolgendo anche gli ambienti e i paesaggi legati ai luoghi del turismo. Qui vedete a destra in particolare delle immagini di una fotografa tedesca che si chiama Regina Relang, che viene a Capri a fotografare gli abiti e le creazioni di Emilio Pucci, immaginando proprio che in questa fotografia diciamo, il messaggio diretto non è solo alla presentazione del capo, ma come vedete alla suggestione che rimanda alla specialità, alla unicità dei faraglioni o dell'architettura più anonima, più peculiare, più tipica dello stesso paesaggio caprese. Quando nel 1951, quindi abbiamo detto, siamo all'interno di questo arco cronologico che va sostanzialmente dal 1947 e dura per un decennio pieno fino ai primissimi degli anni 60, quando poi in realtà questo discorso, avendo raggiunto come dire, gli obiettivi sperati, i successi sperati, in realtà poi cambierà direzione e lo vedremo anche in che maniera. In questo arco cronologico accade un evento molto molto speciale nella storia della moda. Nel 1951 si tiene a Firenze un importantissimo evento, quello che tutti gli studiosi definiscono come l'atto di nascita della moda italiana. In realtà è l'atto di nascita a livello, come dire, divulgativo, a livello di comunicazione. Di fatto la moda italiana era già preesistente, come vi dicevo, sin dall'età del fascismo, addirittura aveva una sua forte identità, una sua forte autonomia, ma non aveva quella rinomata di appunto dimensione, di appunto di fama, di fortuna che poi la faceva riconoscere in tutto il contesto internazionale. Questo invece è l'evento in cui tutto ciò accade. Perché? Perché il grande evento è in realtà frequentato da una serie strepitosa di giornalisti, di fotografi, di buyer che vengono appunto da tutto il mondo. Ma qual è la peculiarità di questo evento da questo punto di vista, dal nostro punto di vista, e che l'evento si tiene a Firenze, quindi non in una città qualunque, ma in una delle principali città d'arte italiane, e questo signore che si chiama Giovan Battista Giorgini, che dà
come dire, il via ed è il regista di questo grande evento, ha l'intuizione appunto di far svolgere questa grande sfilata di moda di tutte le sartorie italiane, di farla svolgere a Firenze all'interno di una villa. Si chiama Villa Torrigiani ed è una villa rinascimentale. E le stesse giornaliste che noi abbiamo citato prima, Irene Brin e Elsa Robbiola, sono proprio attenti a sottolineare che il successo, la forza di questo grande evento è stata particolarmente rimarcata, particolarmente evidente, proprio grazie al fatto che l'atmosfera del luogo in cui era stata presentata la moda italiana aveva contribuito a idealizzare tutti gli abiti. È come se gli abiti, al di là della loro qualità formale, della loro preziosità in questi tessuti, in questi ricami, accompagnati da accessori strepitosi, quelli di Roberta di Camerino, quelli di Ferragamo stessi, in realtà avessero poi un valore in più, come dire, una qualità maggiore, appunto sottolineata proprio dal contesto nel quale questo evento aveva avuto luogo. Respiravano e assorbivano al loro interno il fascino, appunto, di questa Firenze rinascimentale che tutti naturalmente nel mondo ci invidiavano e tutti avrebbero voluto, diciamo, emulare anche all'interno di altri contesti internazionali. Questo evento è quindi la conferma del fatto che questo progetto culturale aveva una sua credibilità, aveva una sua ragion d'essere e questo è il motivo per cui da questo momento in poi la modalità di presentazione della moda cambia radicalmente e appunto si avvierà sempre di più. Non più a proporre l'abito eventualmente di fronte ad un elemento architettonico, artistico che poteva essere, come dire, il suo richiamo formale, la ripetizione di elementi floreali o di temi appunto ornamentali simili a quelli che l'architettura o la scultura proponevano. All'incontrario, un lavoro che potesse proprio appunto celebrare la città e la bravura, la bellezza appunto del panorama italiano, trasferito all'interno appunto di questa produzione. E così noi adesso in realtà parlando di moda ci troviamo in qualche maniera proprio a fare un viaggio, come dicevamo prima, un tour. Perché esattamente con questo, diciamo, sguardo che si possono sfogliare queste riviste e rendersi conto di quanto poi questo progetto avesse avuto il secondo obiettivo, una seconda finalità, che era quella non solo di potenziare la qualità appunto delle nostre sartorie, ma anche di veicolare la bellezza del nostro patrimonio architettonico e di quindi spingere a quella osservazione più colta, più attenta rispetto appunto a tutto il nostro paesaggio artistico e culturale. Quindi in qualche maniera è come se l'arte, il paesaggio, l'architettura e la moda si sposassero, come dire, condividessero un progetto comune per il reciproco rafforzamento, per il reciproco successo. E quindi qui vediamo come penso riuscite a intravedere non solo parte dei fori di Roma, ma il Colosseo in questo bellissimo abito di Eleonora Garnet, di Simonetta, che sono rappresentativi sicuramente della Buon pomeriggio. sartoriale italiana. Ancora, guardate questi bellissimi scatti di Federico Pallavicini, che è uno dei nostri vanti da un punto di vista della fotografia all'interno della Piazza San Pietro. Quindi c'è sempre, come dire, qualcosa che potesse rimandare direttamente a questi luoghi. Le aree archeologiche, la famosa
Fontana della Barcaccia, quindi siamo in Piazza di Spagna, andiamo nelle aree archeologiche, andiamo in via Margutta, anche a riscoprire degli angoli meno noti, meno scontati di queste grandi città d'arte, proponendo congiuntamente gli abiti di Schubert, di Capucci, di Simonetta ancora, come vi dicevo. Qui siamo a Firenze e abbiamo ancora delle bellissime suggestioni create appunto dagli abiti di Carosa, una sartoria che ha in realtà una origine, potremmo dire, campana, proprio voluta da una principessa di origine avellinese. Ancora, sono infinite, naturalmente io metto qui una campionatura semplicemente appunto per darvi la dimostrazione di questa ricchezza e di questo progetto così chiaro e così ben definito. E poi andiamo a Venezia che frattanto appunto si stava identificando come una delle capitali della moda perché grazie ai luoghi di accoglienza che aveva al suo interno, in realtà aveva anche la possibilità di ospitare molte manifestazioni, anche al Lido stesso, manifestazioni di moda, e quindi ci tiene moltissimo a presentarsi. Ma in questo percorso le giornaliste in realtà cominciano anche a identificare qualcosa di ulteriormente raffinato, di ulteriormente peculiare, perché loro sottolineano in questi articoli che ciascun luogo, come vedete nella citazione, ciascun luogo impone una sua regia unica e inconfondibile alla propria produzione. Così recita l'articolo appunto di Elsa Robbiola e vuole dare la dimostrazione del fatto che queste produzioni sartoriali non sono come dirvi, uniformi, ma assumono dal contesto nel quale sono generate quel genius loci, cioè quella cultura locale che le distingue poi da una parte all'altra. Questo a rimarcare che cosa? Che la moda italiana in realtà è un mosaico multiforme di espressioni e che seppure questi sarti, questi creativi agivano all'interno di un indirizzo comune, che poi aveva certe forme, certi modelli, certe lunghezze e anche certe regole, tra virgolette, di utilizzo di alcuni capi, in realtà poi ciascuno di questi interpreti aveva la capacità di, come dire, coordinare, rendere coerente il suo linguaggio espressivo rispetto al contesto nel quale lavorava. E quindi la regia di Venezia non è esclusivamente una regia, potremmo dire cinematografica o fotografica, che allude al panorama nel quale queste fotografie sono calate, ma allude proprio al fatto che all'interno della realtà veneziana noi riusciremo a trovare dei temi formali, delle tipologie anche di abiti connotate di alcuni elementi che non troveremo in altri ambiti. Così come se andiamo a Como troveremo prevalentemente l'utilizzo della seta in relazione alla produzione che si teneva in quei luoghi, o così come se andremo a Capri, individueremo tipologie vestimentarie che non sono diffuse analogamente in altri luoghi, ma avremo pantaloni capresi, cappelli di paglia, quindi ciascuna poi realtà ha il suo linguaggio, potremmo dire un suo dialetto, proprio perché questa Italia così ricca, così però diversa da un punto di vista climatico, da un punto di vista geografico, poi si esprimerà nella sua appunto proposta creativa in maniera estremamente variegata e differenziata. Quindi questo album fotografico, potremmo dire così, questa campagna narrativa che viene presentata nelle riviste, in realtà ha proprio anche questo secondo obiettivo, di non parlare di una Italia, ma di tante mode italiane, di tante declinazioni di queste forme vestimentarie all'interno appunto di diverse realtà e di diversi luoghi. La cosa
cosa interessante è che questo viaggio, come vi dicevo, che le giornaliste compiono all'interno delle pagine di Bellezza. Bellezza era il giornale per antonomasia, il primo, il più diffuso, il più colto, quello che faceva da modello poi per anche, diciamo, riviste di carattere un po' meno raffinato come Grazia, probabilmente lo conoscete, ma era proprio il top, il numero uno. E in questo viaggio loro sono attentissimi a fare in modo che alle esperienze raccontate all'interno delle città d'arte, abbiamo visto Roma, Firenze, Venezia, in realtà poi ne possano seguire delle altre all'interno di luoghi, tra virgolette, potremmo dire minori, ma solo minori perché sono meno noti naturalmente all'estero, ma minori da un punto di vista storico-architettonico analogamente significativi. Qui vedete una campagna girata tutta all'interno della famosa villa di Bomarzo, viene chiamata, non so se la conoscete, la Villa dei Mostri, questo giardino incantato dove ci sono queste architetture fantastiche, un po' misteriose, un po' magiche, con questi animali enormi. E questo è il luogo, il contesto nel quale appunto Bellezza riesce a proporre le creazioni di questo laboratorio che si chiama l'ESVAM, che era un laboratorio sardo che aveva una peculiarità, cioè di proporre abiti soprattutto per la vita sportiva, come si chiamava all'epoca, quindi meno sofisticati, sicuramente non destinati al famoso cocktail oppure all'abito da sera, ma abiti più semplici, più sportivi, appunto con pantaloni, casacche, e quindi questa ambientazione probabilmente si ritiene più appropriata per queste proposte, ma nello stesso tempo porta agli occhi dei lettori una proposta nuova, quindi un invito anche a conoscere questi patrimoni. E così viaggia ancora a Mantova, ma veramente ovunque, nella città di Gonzaga, viaggia a Spoleto e analogamente presentando proposte che vengono dalle laboratori di Gattinoni, di Galizin e di Val di Tevere. Però questo tour è ricchissimo, e la cosa più interessante è che ad un certo punto questa attenzione, che vuole andare molto direttamente anche verso i luoghi appunto che non sono quelli delle città d'arte, ma nei piccoli centri, va a guardare a queste realtà come le isole, per esempio Eolie, piuttosto che Ischia, piuttosto che Capri, Portofino. Perché? Va a guardare questa realtà in realtà perché vuole anche spingere gli italiani a riconquistare il proprio tempo libero e a riconquistare una pratica che la guerra naturalmente aveva messo da parte, che era proprio il piacere della vacanza. E l'idea di poter sfruttare la pausa estiva per conquistare questi luoghi, ma anche per conquistare i piaceri del corpo, di poter liberare il corpo da tutte le regole vestimentari e le regole, diciamo, di etichetta, del perbenismo che erano imposte dalla vita cittadina. E quindi c'è questo ulteriore terzo, come dire, obiettivo, quello di spingere appunto, come dicono loro, l'estate in vita a viaggiare, a circolare nei nostri territori, a godere di questi patrimoni, di queste bellezze, ma anche abbinando a questa pratica della vacanza l'idea di poter in questi contesti, come dire, un po' liberare il corpo, come vi dicevo, dall'etichetta, dal perbenismo. Perché? Perché la pausa estiva viene letta e viene, diciamo, interpretata come
la vacanza dal guardaroba, cioè l'occasione nella quale si può cominciare ad utilizzare anche capi meno ortodossi, come dire, meno scontati, provare veramente il piacere anche di dare sfogo alla fantasia, utilizzando abiti con tessuti meno sofisticati, anche con sperimentazioni di elementi nuovi come la paglia, il bambù, così come anche a scoprire delle parti del corpo che invece nella vita ordinaria non si poteva neanche lontanamente immaginare di alzare una gonna oltre il ginocchio. Quindi questa pausa estiva in realtà è proprio l'invito a conquistare questo momento di liberazione del corpo e di dare sfogo a quello che loro chiamano il travestimento. E così dicono: col ritorno alle nostre incantevoli spiagge, tutte le donne accettano quel tanto di travestimento, di stravaganza che c'è nei costumi da spiaggia. È un po' vero questo, lo percepiamo anche noi, no? D'estate sembra che ci possiamo veramente un po' rendere più liberi, più disinvolti. E questo invito all'epoca era qualcosa di molto, come dire, molto necessario, perché invece appunto l'etichetta, il bon ton, non sempre consentivano tutto questo. E allora si liberano i piedi e si invita a utilizzare il sandalo, si invita a utilizzare anche dei costumi che possono essere adatti al bagno di sole, alla pratica della, diciamo, balneare. E questo è un momento molto interessante anche per gli stessi sarti, per gli stessi laboratori, che in qualche maniera, rispetto appunto al guardaroba delle vacanze, si sentono più liberi anche di creare, di offrire delle proposte più divertenti, più piacevoli. E diciamo in qualche maniera proprio l'abito, le collezioni per la moda balneare, per la moda estiva, in realtà saranno quelle più sperimentali, quelle dove tanti signori, come forse conoscete Emilio Cucci, riuscirà a dare maggiore sfogo alla sua creatività e maggiore libertà alla fantasia. Questo viaggio, quindi, grazie all'idea di approfittare dell'invito alla pratica della vacanza, ancor di più riesce a conquistare tutti i piccoli centri dei nostri paesaggi. Raggiunge Positano, raggiunge Ischia, raggiunge Capri, e in queste proposte, come vedete, non manca mai il richiamo all'architettura del luogo, alla sua pittoresca configurazione, alle sue ambientazioni che sono sempre appunto uniche e diversificate. Qui dicono: le isole italiane sono tra le maggiori attrattive turistiche. Il favore di cui gode la moda italiana in questo momento ha preso le mosse dalla moda estiva caratteristica di questi luoghi. E torniamo su quel discorso che vi facevo prima, proprio di questa peculiarità e di questa differenziazione di area geografica in area geografica proprio all'interno delle proposte di moda. Qui vedete delle immagini appunto delle tradizionali casette capresi con questi abbinamenti delle proposte di un laboratorio molto interessante che si inaugurò proprio a Capri subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che era tenuto da una signora che si chiamava la tessitrice dell'isola, per una storia molto speciale che riguarda questo contesto. E qui la tessitrice dell'isola, come vedete, si dà a queste creazioni molto variopinte, molto colorate, anche a delle proposte di pantaloncini corti, con questo diciamo, utilizzo anche di tessuti lucenti per la pratica della moda estiva, che furono molto apprezzate appunto proprio dalle signore romane e da delle signore, diciamo, di classe dell'Italia per bene, che andavano a Capri in vacanza. E questo, come dire, innesca un circuito virtuoso, veramente appunto una circolazione di suggestioni che fanno sì che il luogo diventi famoso e diventi noto e apprezzabile anche in ragione non solo dei suoi paesaggi, ma anche in ragione della moda che lì si
si propone e si vende e si fa. E anche della moda che quindi quel luogo pretende che si debba utilizzare in quel contesto. Per cui si anima in questa maniera appunto tanto l'attività produttiva quanto quella poi del turismo, che cerca proprio e risponde, diciamo, con queste proposte che sono vendute in loco, appunto la risposta a quel bisogno, no, che il turista ha quando va nei luoghi di trovare un souvenir, di trovare qualcosa che possa accontentare il suo momento di piacere e di svago, e che poi appunto nella moda, nelle creazioni tessili locali, sarà la risposta più coerente a questa richiesta. Per cui di fatto anche questo meccanismo di comunicazione agevola questo successo. E se oggi, come dico sempre ai miei studenti, noi pensiamo a Capri come a un luogo della moda, in realtà lo dobbiamo proprio a tutto questo circuito virtuoso che si è attivato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha individuato in questi luoghi una risposta specifica proprio a quelle che sono le abitudini di vita quotidiane all'interno di questo luogo e dell'offerta che quegli, tra l'altro sono tutte persone non capresi, ma quindi sono esterni, come la tessitrice dell'isola che era una napoletana, come Emilio Pucci che era un fiorentino, che sono stati in grado di intuire che in questo luogo, nel momento in cui il turismo attecchiva, era necessario anche individuare un'offerta creativa di abiti anche idonei al luogo, che appunto mettesse in campo un motore in qualche maniera, che poi è durato per moltissimi anni finché poi la globalizzazione non ce l'ha distrutto. E qui ora il nostro viaggio continua e continua, come vedete siamo addirittura alle Isole Eolie, stiamo viaggiando in questa Italia del Sud. Io non so se posso ancora andare avanti o se sono un po', posso continuare, datemi voi qualche segno, ma credo di sì, se no non sento nessuno. Ornella. Sì, Ornella, non ti preoccupare. E quindi vi dicevo, possiamo raggiungere le Isole Eolie e poi una cosa strabiliante anche avere in queste pagine delle indicazioni anche di come si possa comportarsi all'interno di questi luoghi. E qui dice Elsa Robbiola: il colore locale delle nostre spiagge, dei nostri centri termali, delle nostre, vedete, nostre sempre celebri stazioni di villeggiatura alpina risente anche dell'impronta caratteristica di come ci si veste. È una questione di sfumature, un fenomeno spirituale e materiale. C'è proprio questa doppia connotazione che loro sentono e cercano di divulgare, come dicevo prima, attraverso queste campagne e questi articoli molto ricchi, molto raffinati che pubblicano in queste pagine. Portofino, anche Portofino ha una sua moda, come dice Elsa Robbiola. Portofino ha una sua moda particolare, i pantaloni si portano al mattino e a sera con disinvoltura, ancora una volta, come vi dicevo prima, identificando proprio un comportamento, una modalità idonea al luogo, che quindi spinge a questa peculiarità, a questa specificità locale. E qui siamo nella incantevole Ischia, un'Ischia ancora, per chi di voi la conosce, assolutamente incontaminata, dove si capisce che veramente l'attività, la pratica balneare era una dimensione molto molto naturale, molto poco sofisticata, e dove c'erano appunto queste osterie, questi ritrovi in vicino alle zone termali che erano veramente fatte proprio di poco, molto poco, ma che attraeva tantissimo proprio per questa sua terra e questo suo paesaggio vulcanico così incontaminato. E in particolare appunto le nostre giornaliste tengono a sottolineare il fatto che ci fosse questa
attenzione a un sud allora veramente ancora molto poco praticato e che invece era di grande suggestione. Dice, gli itinerari che hanno per meta il sud Italia conducono a Capri, a Ischia, Amalfi, Sorrento, Ravello, fino alla Sicilia e alle Eolie, dove i turisti restano soggiogati non solo dall'incanto della terra e del mare, ma dalla vita e dal modo di vestire di colore locale. Andiamo in Sicilia con la stessa logica, quindi alle Isole Eolie, a Taormina, andiamo addirittura in questi splendidi ambienti della villa di Piazza Armerina, una villa strepitosa, romana, con queste presenze ancora di pavimenti musivi estremamente suggestivi, che sono poi appunto richiamati all'interno di queste proposte vestimentarie che sono legate proprio al tema del costume, quindi nessuna ambientazione migliore per proporre appunto l'uso del bikini, che all'epoca era ancora qualcosa di estremamente raro ed eccezionale. E queste sono un'altra bellissima campagna, particolarmente sorprendente. Qui siamo a Cagliari e a Cagliari non andiamo appunto in un luogo del turismo più noto, più scontato, perché naturalmente molte di quelle strutture ricettive che noi oggi conosciamo ancora all'epoca non erano state realizzate. E quindi lì sono colpite dall'idea di poter andare appunto in queste saline, in queste distese dove ci sono bianche montagne di sale e le vanno a fotografare con una curiosità proprio che è molto moderna, quasi con lo sguardo incuriosito appunto dall'opera di questa, chiamiamo l'archeologia industriale, che invece sembra abbinarsi molto bene con questi abiti prodotti appunto da Emilio Pucci e dall'ESVAM. Poi si va a Positano, Positano è il luogo che spinge di più di tutti quanti, per esempio, a lanciare queste proposte anche abbastanza irriverenti per l'epoca appunto di due pezzi ridotto che si consentiva nell'immaginario dell'epoca per le giovanissime, perché invece naturalmente le signore di una certa età non potevano immaginarsi con un due pezzi, ma dovevano necessariamente coprire il corpo non solo con un costume, ma anche con un abito copricostume, perché naturalmente tanta tanta carne al sole non si poteva concepire. Tuttavia, come vedete, appunto, l'idea è proprio di sottolineare e rimarcare proprio più che il costume, il paesaggio nel quale esso viene fotografato. Nell'ambito di queste campagne dedicate alle tappe, come dire, della vacanza estiva, non mancano anche i luoghi di montagna. Anche questa era una pratica che stava nascendo allora, non era una consuetudine per gli italiani raggiungere le vette nella loro pratica vacanziera. E invece erano gli anni in cui alcuni centri come Cortina, Sestriere, si stavano proprio attrezzando anche da un punto di vista di strutture, di infrastrutture, di funivie, di alberghi per recepire questa, quindi questa ospitalità destinata proprio alla vacanza. E non è un caso quindi che lo stesso messaggio poi venga divulgato su queste pagine con lo stesso obiettivo. La moda quest'anno, quasi a voler accentuare la ripresa della stagione invernale nelle stazioni alpine, si è sbizzarrita per la gioia degli sciatori in una gamma di fantasiose creazioni da sci e dopo sci. Quindi invitano alla pratica dello sci con questi calzoni affusolati e con soprattutto anche delle combinazioni di maglie e pantaloni molto fantasiose che possano essere utilizzate appunto nella vacanza estiva in montagna per essere coerenti all'ambientazione delle baite e quindi delle gite che si fanno in alta montagna. C'è una moda anche lassù, ma è una moda fatta di cose allegre che ci vuole scintillanti sulla neve e festose negli interni. E ancora ne vedete qualche altra cosa e quindi vedete il messaggio è sempre questo, ci sono tante mode per quanti sono gli aspetti dell'Italia. C'è la moda per esempio anche sui laghi, come
come vi dicevo prima, c'è questo invito proprio all'utilizzo di una specificità, in questo caso del completo due pezzi con il cappellino che si presta appunto alla passeggiata pomeridiana intorno al, in questo caso, a Sirmione, quindi intorno al lago di Como. E poi c'è una moda anche a Napoli, questo è stato una sorpresa per me anche piuttosto appunto inaspettata, ritrovare anche l'idea che questo viaggio, questo tour delle giornaliste approdasse anche a Napoli, per sottolineare ancora una volta, come vi dicevo, che c'è una moda peculiare anche qui, dove il sole eternamente primaverile di Napoli permette ai sarti di avere nei capi e nei loro colori una sveltezza assolutamente peculiare. A rimarcare appunto che le creazioni delle sartorie più, come dire, prestigiose della Napoli degli anni 30 e 50, come si chiamavano queste, Cassisi e De Finizio, e poi ci saranno le creazioni di Sarli, fossero appunto fortemente condizionate da questa atmosfera calda, da questo mare, da questo lungomare, da queste trattorie che appunto invitano in qualche maniera quasi a declinare con sveltezza, con leggerezza, quelle che sono le tradizionali composizioni sartoriali di una signora per bene. Queste sono delle bellissime campagne addirittura girate nei vicoli di Napoli o durante la festa di Piedigrotta, la famosissima festa di settembre che prevedeva a Napoli soprattutto l'allestimento di alcuni carri, quindi come, proprio come quelli di un carnevale, siamo abituati a vedere più che altro quelli di Viareggio, eccetera. E qui vedete le fotografie sono proprio realizzate all'interno di questo cantiere che preparava dei carri, oppure con queste scene che sono direttamente riferite e collegate alle luminarie stesse della festa di Piedigrotta. Ancora una volta, per rimarcare in questo caso, come dire, quel connotato folcloristico, appunto, vivace e gradevole, con queste fotografie che ripropongono addirittura la presenza di scugnizzi, proprio a identificare questo luogo e quindi la moda che parallelamente veniva proposta da quello che era in quel momento questo signore che stava raggiungendo i suoi primi successi, si stava facendo conoscere in tutta Italia, che era appunto Fausto Sarli e alcune creazioni dell'ESVAM ancora una volta. E qui siamo al giro di boa, perché in realtà, come vi dicevo prima, questo percorso e questo indirizzo che la moda italiana accoglie nelle sue righe, quindi nelle sue modalità espressive, per tutti gli anni 50, con questo appunto dialogo voluto e soprattutto un dialogo che poi si accompagna parallelamente anche nella cinematografia, se per chi di voi conosce il film Ragazze di Spagna, per esempio, è eclatante per questa stagione, c'è proprio questo messaggio diretto di far vedere la vita di queste sartine, ma all'interno di una città di Roma strepitosa che riprende appunto Piazza di Spagna, le aree del Colosseo, piuttosto che i fori imperiali, quindi rimandare continuamente a questa qualità della bellezza, dell'estetica e dell'eleganza italiana. Un progetto che si era dimostrato assolutamente, come dire, riuscito proprio nel corso di quel decennio. Tuttavia, alla fine degli anni 50 e con l'inizio degli anni 60, questo discorso naturalmente deve diversificarsi, deve cambiare intonazione. Perché? Perché sta cambiando la storia, sta cambiando il contesto, lo scenario sociale circostante si muove diversamente, si muove in una direzione che a quel punto ha, come dire, raggiunto conferme
in Italia e soprattutto dell'Italia nel contesto internazionale, il problema di, come dire, primeggiare rispetto a Parigi è stato assolutamente raggiunto, non c'è più questo obiettivo, ma la moda comincia a risentire di quelle che sono sollecitazioni che vengono dalla scena sociale circostante e che comincia, come dire, ad essere sollecitata appunto proprio dalle esigenze di una fascia giovanile, di una fascia di mezzo, di teenagers appunto, che condizionerà molto quelli che sono appunto le interpretazioni che faranno non solo gli stilisti emergenti, ma anche proprio le industrie di moda. Il concetto dell'abito sartoriale comincerà a sparire in qualche maniera, direi in maniera ormai immancabile e diffusa. E cominceranno a emergere esigenze diverse e soprattutto paradigmi narrativi, paradigmi linguistici di altra natura. Per cui quel progetto si tende a, come dire, tende a concludersi, a consumarsi gradatamente. E perché? Perché in realtà si faranno degli ultimi accenni a questo patrimonio locale, a questo patrimonio regionale, in particolar modo andando a recuperare quelli che sono dei centri che poi cominciavano ad emergere come luoghi turistici proprio agli inizi degli anni 60, è il caso di Maratea in particolare, ma invece appunto sarà, come dire, l'ultimo canto del cigno, perché poi questo discorso appunto deve convergere su nuove prospettive, su nuovi obiettivi. Il tema Italia, che aveva appunto rafforzato tutto il discorso e il viaggio, se volete, che la moda compie all'interno degli anni 50, deve girare, deve indirizzarsi a qualcosa che invece è sintomo di quella dimensione metropolitana, di quella dimensione molto più dinamica, sportiva, legata ad altre forme, grattacieli, tecnicismi, soprattutto produzione industriale, materie plastiche, materie lucenti, vernici, prodotti che vengono dalla cultura appunto dell'industria, della produzione in serie, e non più quelli che esaltano invece gli aspetti manuali, materiali e soprattutto molto sofisticati di una produzione di alta moda, di alta sartoria. E quindi questo discorso, questa nuova gamma produttiva che attecchisce e che soddisfa le esigenze del teenager, ma anche della donna in carriera e della donna più moderna, naturalmente hanno bisogno di un linguaggio e quindi di una comunicazione differente. Il tema Italia viene superato invece, come vi scrivo anche qui nella didascalia, dai grattacieli, le ciminiere, le grandi vetrine luminose come simboli della nuova monumentalità, appunto, che sostituisce a quella monumentalità celebrata nelle città d'arte o nei nostri paesaggi incontaminati. Questa sarà la proposta che si comincerà a veicolare sulle pagine, tanto delle riviste italiane quanto di quelle americane, che guardano sempre con grande curiosità alle nostre produzioni, ma le abbinano, come vedete, ai grattacieli, alle produzioni delle fabbriche, alle superfici metalliche e alle produzioni che vengono dal mondo dell'industria. Quindi, nelle stesse pagine di bellezza, questa carrellata si chiude decisamente proprio alla metà degli anni 60 e l'immagine che viene proposta è appunto in questo dialogo tra architettura, città e moda, è invece accompagnata dal racconto delle nuove moderne rotte di viaggio che l'aereo consentirà appunto di raggiungere più facilmente, perché anche le compagnie aeree nel frattempo si, diciamo, crescono sia di numero che di offerta, e quindi il viaggio a quel punto spinge a guardare verso rotte europee più internazionali, a seguire queste rotte, ma non più guardare all'interno dei suoi patrimoni. Si va
L'invito al viaggio vacanza che Bellezza fa nel 63, come vedete, è verso le coste della Dalmazia, della Grecia, dell'Egitto, quindi spinge sempre di più a uno sguardo oltre le sue periferie e oltre il suo perimetro italiano. Quindi in qualche maniera si è consumato quel percorso che vi ho cercato di narrare in questo decennio e la storia continua con tutt'altra poi indirizzo. Io credo di aver finito, di aver concluso, non so se sono stata chiara, se qualcuno ha qualche domanda, qualche intervento, ditemi voi tutti, cerco di tornare tra di voi un attimo qui con la cosa e credo che posso togliere Sì. la condivisione, sì. Allora, Nella, prima cosa ti ringrazio io per questo viaggio bellissimo che ci hai fatto fare e soprattutto in questo momento. Siamo lietissimi di poter veramente visitare questi luoghi che sono tanto vicini, ma ci sembrano tanto lontani ormai, sai? Proprio, ecco, questi luoghi eravamo abituati a vedere nei weekend in continuazione, adesso sembrano delle mete lontanissime, irraggiungibili. Vabbè, quindi abbiamo viaggiato veramente con tanto, tanto interesse con te. Io chiedo ai docenti presenti se ci sono delle domande oppure se sono portavoci di domande fatte nell'altra platea, cioè dove sono gli alunni collegati. Allora, penso che sia stata chiarissima e il viaggio è stato interessante. Allora a questo punto presento Chiara Ingrosso, che anche lei, come dicevamo, docente del nostro dipartimento e presenterà invece un viaggio forse trasversale, ecco, tra i tanti oggetti, perché la sua comunicazione si chiama proprio Dal cucchiaio alla città, una lezione di storia dell'architettura contemporanea. Quindi siamo lieti adesso di poter approfondire con Chiara quest'altro aspetto, ma soprattutto quest'altra parte, diciamo, della didattica e del nostro dipartimento. Grazie Ornella, comunque, grazie mille per tutto. Grazie a voi, io chiudo il mio microfono, do la parola a Chiara e grazie dell'attenzione. Grazie. Allora, grazie a tutti, mi sentite? Sì, Sì, Ok, mi vedete? anche. Sì, tutto chiaro. Vedete anche la presentazione? Sì, certo. Perfetto, io purtroppo però non riesco a vedere qualche volto e non vedo gli studenti. Quindi questa è No. un po' la cosa. Ok, va bene. Ma Quindi loro vedono loro te. però vedono me. Va bene, ok. Purtroppo in questi tempi ci dobbiamo accontentare di questo tipo di comunicazione che è un po' povera in termini umani. In realtà speravo di poter avere un po' di interazione con questi giovani ragazzi. Ci sono tre alunni, mi sembra. Ok, Tre. che sono qui, diciamo. Il Sì, resto sì, sono YouTube. Ok. sì, 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 sì. Perfetto. Allora, io per scorrere le mie diapositive le scorro normalmente dal mio PDF, giusto? Ok. Allora, io vi ho portato una piccola lezione di storia dell'architettura contemporanea, diciamo prendendo spunto comunque dal macro tema che è quello della sostenibilità. E in realtà il titolo di questa mia micro lezione, Dal cucchiaio alla città, potrebbe avere come sottotitolo appunto il rapporto tra progetto, storia e contesto nell'architettura italiana del dopoguerra. Quindi in questo senso, proprio nel rapporto tra progetto e storia e contesto, si potrebbe in qualche modo declinare il grande tema, il macro tema che unisce i nostri interventi qui, che è appunto quello della sostenibilità. Il titolo Dal cucchiaio alla città riprende una famosa citazione del 1952 di Ernesto Nathan Rogers, che a sua volta dice riferirsi a Walter Gropius. Io cercherò, diciamo, di darvi proprio tutti gli elementi senza dare per scontato nulla in questa lezione. L'obiettivo è anche quello di darvi un po' di curiosità rispetto al tema dell'architettura contemporanea,
augurandomi poi di trovare altre occasioni per approfondire poi tutte le cose che metteremo qui, insomma, un po' sul tavolo di questa discussione, intervento, eccetera. Dunque, sia Rogers che Walter Gropius sono stati due importantissimi architetti attivi nel secolo scorso. Gropius fu il fondatore in Germania del Bauhaus, che è la prima scuola di design della storia, attiva dal 1933, mentre Rogers, insomma, un architetto, un intellettuale, tra le altre cose, fu il direttore nel secondo dopoguerra della famosa rivista Casabella, che all'epoca si chiamava Casabella Continuità. Diciamo che per entrambi, sia per Rogers che per Gropius, il progetto era centrale ed era lo strumento, era considerato come lo strumento per agire in ogni ambito spaziale che in qualche modo era attraversato dall'esistenza umana. In questo senso, per entrambi c'era una forte convinzione che l'impegno professionale, l'impegno dell'architetto, fosse inscindibile da quello intellettuale e civile. Erano tempi eroici, se volete utopici, ma questo era il Novecento in qualche modo. Nel mio corso di storia del design e dell'architettura, che io svolgo nella laurea triennale in design e comunicazione, e il mio insegnamento si trova al secondo anno, io affronto il periodo che va dalla rivoluzione industriale fino alla seconda metà del Novecento. È storia 2, diciamo. Secondo proprio questa visione, una visione che in qualche modo è unitaria, che quindi vado a toccare alla città, è proprio una visione unitaria proprio dell'ambito, in qualche modo, di intervento del progettista. Diciamo che poi le cose si sono andate un po' complicando successivamente, insieme con una specializzazione maggiore delle discipline. Si parla di crisi del progetto, di fine della modernità, insomma, la questione è diventata un po' più complessa. Ma in questa lezione noi vogliamo proprio riferirci a un ambito unitario dell'intervento del progettista dal cucchiaio alla città. Adesso, con questa piccola lezione di storia dell'architettura contemporanea, vi mostrerò alcuni progetti di interventi, progetti di architetti che in qualche modo ebbero questa visione trasversale del progetto, quindi dal piccolissimo al grandissimo, e dal particolare al generale, dal cucchiaio alla città in Italia nel secondo dopoguerra. Questo che vedete è Rogers, il nostro Rogers. Adesso vi mostrerò, queste invece sono alcune immagini della mitica Bauhaus di Dessau, con il progetto e la direzione di Walter Gropius. Vedete, siamo appunto nell'ambito di quella che noi definiamo architettura moderna. Ora però, purtroppo voi non siete qui ragazzi, io non vi posso vedere, non posso vedere le vostre facce, non posso farvi delle domande, perché io avrei voluto a questo punto farvi una grandissima domanda, insomma una domanda di base, no? Ma voi che cosa intendete per modernità? Sapete che cos'è la modernità, no? Perché il tema della modernità in architettura è un grandissimo tema, che quindi forse in qualche modo va un attimo, diciamo, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e tornare appunto su questo grande tema della modernità. Diciamo che sinteticamente per moderno, il termine moderno deriva dal latino modus. Modus significa attuale, ciò che accade oggi. In questo senso, di fatto, moderno potrebbe essere inteso come sinonimo di contemporaneo. In realtà, per modernità in architettura, diciamo, si intende anche un'altra cosa in particolare. Infatti, si intende generalmente per architettura moderna quella legata ad un gruppo di architetti dell'inizio del XX secolo, principalmente durante gli anni Venti, i quali decisero di tagliare radicalmente con il passato per costruire architetture dichiaratamente nuove, moderne, che avessero in qualche modo un legame
con i nuovi materiali, con i processi derivanti dalla rivoluzione industriale, architetture in qualche modo che applicassero nuove tecnologie, ma anche allo stesso tempo vicine alle esigenze delle persone, sia in termini di spazio che anche in termini appunto di salute, di soleggiamento, aerazione, eccetera, per il far vivere bene le persone, per migliorare appunto le loro condizioni abitative. Queste appunto sono alcune immagini emblematiche, no, di quello che noi appunto consideriamo architetture moderne prodotte, progettate, voglio dire, dai cosiddetti, quelli che la storia dell'architettura chiama i maestri, la storiografia dell'architettura chiama, tradizionale chiama i maestri del movimento moderno. Questa è la mitica Vilsa Guadi Le Corbusier, poi realizzata quasi tra il 28 e il 31, poi abbiamo il famosissimo padiglione di Mies van der Rohe, realizzato nel 29 appunto a Barcellona, e tra appunto i maestri dell'architettura moderna, questo ancora è Le Corbusier, e tra questi ovviamente c'è anche il nostro Walter Gropius, citato all'inizio come colui il quale per primo pronunciò questa parola dal cortile della città, proprio per indicare il ruolo globale, no, dell'architetto, che la cui funzione appunto è il progetto integrale che va dal cortile alla città. Per tutti questi appunto il progetto era in fondo uno strumento razionale attraverso il quale era possibile, questa è la Via Radiosa, cambiare lo spazio lo spazio urbano, lo spazio abitato dall'uomo, le città, ma anche gli oggetti. E un altro motto fondamentale legato all'architettura moderna tra le due guerre è quello appunto per cui la forma segue la funzione, da cui l'associazione della prima architettura moderna è il cosiddetto funzionalismo. Ecco, in questo contesto, come potrete immaginare, la storia, in quanto riferita al passato e quindi il tema della tradizione, ebbe subito un rapporto assai problematico con la prima modernità. Ecco, questo è giusto un assaggio di quello che per noi è il grande dibattito, insomma, sul moderno, sull'architettura moderna, che occupa tanta parte, insomma, anche dei programmi della storia dell'architettura contemporanea, per l'appunto. Ora, passando al secondo dopoguerra, che è appunto la parte a cui io voglio dedicare maggiormente questo intervento, e quindi quello della modernità italiana, dobbiamo a questo punto, vi devo fornire a questo punto alcuni elementi del contesto appunto dell'Italia nel secondo dopoguerra. L'Italia ebbe questa grande modernizzazione in termini, diciamo, economici solamente di fatto a partire dal secondo dopoguerra, e segnatamente si trattò di quello che viene definito il boom economico, un vero e proprio boom, ma anche un miracolo economico che investì l'Italia in particolare dal 52 per circa 10 anni, per cui l'Italia divenne un paese, l'ho visto anche attraverso le bellissime immagini di Ornella che ci ha mostrato questi bellissimi paesaggi dell'Italia del boom, l'Italia priva appunto la villeggiatura, eccetera. Ecco, questo fenomeno fu, questo cambiamento, diciamo, che avvenne nel giro di 10 anni, fu un fenomeno dirompente, per cui l'Italia, da un paese interamente agricolo, divenne uno dei paesi più industrializzati dell'Occidente. Il paesaggio urbano, rurale, le case, gli stili di vita subirono un cambiamento radicale negli anni del miracolo economico. Vi do solo appunto alcuni dati relativi a questa fase, per cui l'Italia, per esempio, nel 58 aveva un cosiddetto PIL del 6,3% ed era il primo produttore di elettrodomestici in Europa. Tra
il 55 e il 71, 9 milioni di italiani si spostarono in migrazioni interregionali dal sud al nord. Capirete, un fenomeno veramente, diciamo, che cambiò profondamente l'identità dell'Italia, ma anche proprio il paesaggio italiano, le nostre città, quelle che un tempo erano campagne, eccetera, eccetera. Quindi questa fu la fase, diciamo, di modernizzazione dell'Italia. In questo periodo, che tipo di architettura moderna emerse, diciamo, in questa Italia del boom? Abbiamo visto che la cosiddetta architettura moderna, no? L'architettura. Legata alla modernità, alla rivoluzione tecnologica, all'impiego di materiali innovativi. Possiamo dire che però, appunto, proprio a seguito di questi cambiamenti che si erano avvenuti con la guerra in Italia, ma un po' in genere anche in altri paesi, resero molto più problematico il rapporto tra modernità, storia e tradizione. Esiste uno storico molto famoso, molto importante, che si chiama Manfredo Tafuri, che in un testo che si chiama Storia dell'architettura italiana dal 44 all'85, diede un quadro molto interessante dell'architettura, diciamo, italiana nel secondo dopoguerra, e indicò appunto alcune vie che intraprese dall'architettura italiana. Tra queste, in particolar modo, io mi soffermerò su una via, è praticamente quella che lui chiamò la continuità lombarda, dove proprio si espresse appieno questo rapporto problematico con il funzionalismo dell'architettura moderna, si declinò in maniera perfetta, in qualche modo, questo slogan dal cucchiaio alla città. Non a caso, fu proprio nell'ambito della cosiddetta continuità lombarda che il Ernesto Rattan Rogers, appunto, si espresse appieno e ne fu uno dei più grandi insomma, importanti esponenti. Ernesto Rattan Rogers fu, diciamo, uno degli architetti che in qualche modo, uno degli esponenti del gruppo di architetti dei BBPR, che era composto da Gianluigi Banfi, Lodovico Bergoglioso, Enrico Terressutti, oltre che da Rogers, ma il suo contributo forse più pervasivo è nell'ambito della teoria. Egli fu infatti il direttore dapprima di Domus, che è una famosissima, vedete, anche in questo caso l'epicentro editoriale è Milano, nel secondo dopoguerra, e quindi ci sono queste riviste importantissime che sono ancora pubblicate, tra cui appunto Domus, che all'epoca si chiamava Domus, la casa dell'uomo, di cui Rogers fu direttore dal 46 al 47, quindi nell'immediato dopoguerra, e poi nella già citata rivista Casabella Continuità dal 53 al 65, Rogers promosse proprio una riflessione sulla modernità, sull'architettura moderna, con un'operazione teorica che di fatto influenzò enormemente poi la produzione architettonica dell'Italia del secondo guerra, soprattutto, ripeto, in ambito lombardo, ma non solo. In qualche modo contribuì a proprio formare il cosiddetto Italian style l'architettura italiana anche come immagine proiettata all'estero.
In particolar modo l'operazione culturale teorica portata avanti da Rogers fece riscoprire una parte importante anche della storia dell'architettura e quindi diciamo, diede nuovo valore al tema della continuità, il tema appunto da cui il titolo Casabella Continuità. Il tema della continuità con la tradizione dei maestri, che non, proprio il cui lascito fu reso più problematico, e se vogliamo, in qualche modo proprio ampliò l'idea della tradizione, riguardando anche al contesto locale. E l'altra grande parola chiave, slogan, oltre a quello della continuità, diciamo, introdotto da Rogers, fu quello delle preesistenze ambientali, vale a dire proprio il contesto, no? Il contesto in cui si andava ad intervenire, in cui il progetto contemporaneo, il progetto nuovo, appunto dal cucchiaio alla città, andava appunto con cui andava ad interagire, quindi come un vero e proprio materiale da in qualche modo essere rielaborato dal progettista. Ora vi mostrerò in particolar modo una serie vedete, queste sono alcune immagini di alcuni bozze degli articoli poi pubblicati nella rivista, appunto, in cui Rogers appunto spiega questo concetto complicato, fondamentale della continuità, della lezione dei maestri, della riscoperta della storia. Adesso però vi volevo mostrare alcuni esempi per rendere queste cose che magari possono sembrare un po' complicate, un po' ostiche, più facili, attraverso appunto proprio i progetti che in qualche modo declinarono proprio questi concetti stessi. Il progetto più emblematico è quello della Torre Velasca, che fu appunto realizzato dallo stesso gruppo, del BPR, Rogers compreso, tra il 50 e il 58, che fu costruita nel cuore di Milano, che era stata martoriata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, appunto è una delle opere più emblematiche diciamo, di questo periodo, di questa corrente, in cui in qualche modo appunto storia, design e modernità appaiono in un'armonia potente. Si tratta innanzitutto di una torre, non è un grattacielo, e già questo, diciamo, la dice lunga, perché proprio in qualche modo vuole ribadire l'italianità, passatemi il termine, del progetto, non uno skyscraper, un grattacielo, bensì una torre, quindi tutta la tradizione, no, delle città del centro Italia, di Bologna, San Gimignano, eccetera, che sorge in un lotto al centro di Milano, però attenzione, appunto bombardato. Vedete, questi sono una serie di progetti, cioè di schizzi, di vari progetti che si sono susseguiti. Il tema del grattacielo è un tema fondamentale, nell'epoca c'erano un sacco di riferimenti anche internazionali, Sofia dei Leopardi, che in qualche modo sposavano anche un'estetica basata sull'uso dell'acciaio, del vetro, ma la scelta invece di BPR fu una scelta diversa. Adesso vi mostrerò alcune immagini che arriverò a mostrarvelo, in cui la forte verticalità, stiamo parlando di 99 metri di altezza, e l'uso comunque del materiale moderno del cemento armato, viene comunque declinata secondo una forma che però si ispira propriamente a delle preesistenze, che sono delle preesistenze delle città italiane e di Milano segnatamente. Vedete, la forma è detta a fungo, no? Perché si apre verso nella sommità, nel coronamento, e di modo che l'analogia è proprio con le strutture
gotiche, addirittura della tradizione, no? I grandi costoloni, no? della tradizione delle città medievali e anche di Milano. Viene immediatamente appunto l'associazione con il vicino Duomo. Vedete? Quindi un richiamo alla storia, al contesto, alla preesistenza ambientale, che però non è un richiamo mimetico, non è un richiamo, si potrebbe dire, storicistico, usando una parola un po' complicata, no? Ma è un richiamo, diciamo, poi declinato attraverso un progetto che è quindi moderno, che si esprime con un linguaggio propriamente moderno. Vedete, vi mostro alcune immagini di questa architettura, chiaramente poi c'è tutto un discorso strutturale, perché l'uso di questa costolonatura che corre lungo le facciate serve anche ovviamente a creare una distribuzione più fluida degli spazi interni, scusate, quindi a ridurre la presenza dei supporti verticali negli ambienti interni. Ed è tutto un gioco raffinatissimo anche di dettagli, vedete, tutto disegnato da BPPR, dalle luci alle vetrine. Questa è la hall con la zona poi dei negozi che si trova al piano terra. Questo appunto è tutto il sistema strutturale in cui viene appunto, e questo è il coronamento, vedete come l'aggetto, si dice in termini tecnici, del coronamento rispetto al filo della facciata. Ancora alcune immagini, in modo che siate in qualcosa, probabilmente, insomma, se siete stati a Milano l'avrete anche vista, perché è un'architettura che appunto svetta proprio nel cuore della città storica. Quindi questa è quella che noi chiamiamo una sezione, no? Per cui vediamo lo sviluppo in verticale con la distribuzione dei vari piani e con uno schema, vedete, delle varie funzioni, dalla commerciale, gli uffici, gli appartamenti e infine poi la zona tecnica che è alla sommità. Alcune altre immagini, e questa è, vedete, proprio un'immagine del Duomo, e potete comprendere facilmente che tipo proprio di analogia esplicita vi fosse appunto tra queste due architetture, che poi di fatto in linea d'aria erano anche vicinissime. Il tema dell'ambientamento e quindi dell'architettura nuova nei centri storici è un tema enorme nella storia dell'architettura contemporanea, dell'architettura italiana del dopoguerra. Diciamo che sicuramente la storia incomincia ad essere ad essere protagonista di moltissimi progetti che furono realizzati nei centri storici italiani. Ora vi mostrerò alcuni progetti che più di altri in qualche modo interpretarono questo tema in maniera emblematica. Sicuramente il primo fra tutti è il progetto di Ignazio Gardella della Casa alle Zattere a Venezia, che fu realizzata, vedete, sempre quello, il periodo tra il 53 e il 58. Questo progetto è questo qui, vedete, questo, non so se riuscite a vedere il cursore che si muove, si riesce a vedere? Mi sentite? Sì, lo vedo, sì. Ah, ok, sì. No, ogni tanto quando si fanno queste lezioni io mi sento così sola, non riesco a capire. Ci siamo, chiaro. C'è. No, poi vedo solo il mio schermo, quindi non vedo nemmeno me stessa, quindi è sempre così straniante, distopico tutto. Ci siete, ok. Poi un giorno rideremo. Un giorno rideremo di tutto ciò, spero. Me lo auguro. Ridiamo per non piangere, va. Allora, e quindi questo appunto è l'edificio, questo è l'edificio della Casa alle Zattere di Ignazio Gardella. Ora vedete, questo è un progetto moderno, un progetto nuovo, no? Che però in qualche modo sembra essere lì già da tempo, che
non dichiara in maniera forte, no, il suo essere diverso dalla preesistenza, ma si attinge, no, dal contesto, dagli edifici all'intorno, un linguaggio e lo rielabora, però appunto in una forma totalmente autonoma. Per questo, vedete, è proprio il prospetto tutta questa palazzata, l'insieme dei prospetti che dà sulla laguna, vi voglio solo mostrare, questa è in realtà la prima versione del progetto di Gardella, vedete, ben più duro, se volete, che rielabora il tema della maglia strutturale, che era un tema che all'epoca, diciamo, nel razionalismo milanese era stato poi portato avanti già da tempo, penso, vabbè, a tante altre cose che possiamo approfondire qui, però lui appunto da questo tipo di progetto poi via via arriva a quest'altro. Vediamo che in particolare l'ispirazione all'edificio veneziano si esplicita anche attraverso una serie di dettagli, dalle finestre, dall'uso di questa pietra bianca, magari questi sono tutti i disegni originali di Gardella, questo appunto è un altro schizzo suo, ecco, questi sono appunto i dettagli dei balconi alla veneziana in cui lui usa la pietra bianca di Vicenza, poi usa l'intonaco rosso tipico, eccole qua, del tipico appunto del palazzo veneziano. Guardate, questo è un dettaglio, vedete questo come si integra perfettamente, no, proprio usando lo stesso materiale, ma in una chiave spiccatamente moderna. E poi vi ho portato un altro esempio, sempre di Gardella, ma dalle nostre parti, perché questi sono il progetto per le terme Regina Isabella, a Ischia, sempre dal 50 al 54, e in cui Gardella fa un'operazione di recupero, di restauro di un edificio dell'Ottocento, un edificio neoclassico, proprio lasciando inalterato, vedete, questo colonnato neoclassico ottocentesco, e creando quest'ulteriore facciata distaccata mediante questi setti, che creano peraltro un gioco fantastico di luci che si soprattutto di ombre che si proiettano quindi sulla facciata nuova, quindi la facciata vecchia, il colonnato preesistente che dà ombra, no? Su questa superficie che invece è intonacata, bianca, pura, no? Con poi questo gioco di queste piccole feritoie a T, finestre a T, che quindi poi danno luce agli ambienti che sono poi quelli della lavanderia. Ecco, appunto, vedete, è tutto un gioco veramente sensibilissimo, piccolissimo, tra il nuovo, no, e il preesistente, diciamo noi, diciamo la preesistenza, l'antico, no, il neoclassico. E queste sono appunto le piante, vedete, è una pianta perfettamente poi funzionale, diremo razionale, in cui vedete, questi sono gli interni del complesso, e questa invece è la zona dove lui quasi sembra riprendere con questa questo lucernaio che segna la copertura voltata di questa zona, che poi è la zona inferiore del complesso, sembra riprendere quasi i cunicoli del castello di Ischia, quei percorsi stretti e quelle luci trasversali che lo illuminano. Gardella è un classico esempio di architetto che ha progettato dal cucchiaio alla città, e in questo senso vi ho portato alcuni esempi, no, del suo contributo per Azucena, che fu proprio una casa che lui
fondò insieme ad un altro grandissimo architetto e designer milanese, che è Cacciadominioni. Questa è una famosa lampada, ma poi c'è il tavolo, eccetera. Un'altra, un altro protagonista di questa fase che spaziò dal cucchiaio alla città e che diede il suo contributo proprio anche in questo aspetto del progetto nel contesto storico fu senz'altro Franco Albini. Qui lo vediamo dietro la sua famosa opera che è la libreria Il Veliero, che però realizzato prima del 1936, che è un gioiello dell'arredamento, ma anche del design, ma anche tecnologico, quasi una struttura high-tech che si gioca su pesi e equilibri, pesi e contrappesi, diciamo, una struttura studiata a livello statico con un'enorme maestria, una grandissima perizia tecnologica, se dire. Questi sono appunto i suoi progetti che io vi mostro anche per farvi comprendere proprio questo sguardo al progetto a 360 gradi, che poi è il progetto per l'uomo, no? Per l'uomo che quindi abita uno spazio, che vive una città, che usa, che si siede, che usa un utensile, e queste appunto, vedete, sono altre immagini, queste sono delle sedie, e questo è il famoso veliero. E veniamo appunto al tema dell'architettura nuova nei centri storici. Sicuramente uno degli edifici più interessanti e fu quello appunto realizzato da Albini tra il 50 e il 54 a Parma, cioè l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dove anche, vedete, anche in questo caso il tema del telaio, perché telaio noi intendiamo trave, pilastro, no? Che è un sistema ortogonale, no? Che forma una griglia che è una griglia bidimensionale, ma è una griglia anche tridimensionale, che è il grande tema declinato poi nell'architettura moderna, dalle Corbusier, ma poi per tutto il dopoguerra, come poi diciamo il gioco del telaio, no? Di come poi comporre questo telaio in maniera tridimensionale, e come questa composizione del telaio comporti una distribuzione anche degli interni di un certo modo. E qui il grande tema del telaio, che quindi ripeto, è un tema moderno, proprio del moderno, viene declinato però con un'eleganza, una semplicità che, diciamo, vi faccio vedere delle altre immagini, è tompagnato, chiuso, come dire, da questi inserti di tasselli, di mattoni, e con poi questo tetto che è arretrato, ma ha anche poi la presenza di questo coronamento a gettante, che era un motivo poi di ricerca di quegli anni, che quindi poi crea una grande ombra in facciata. Poi c'è il tema del basamento, cioè il primo livello, il livello del commercio, eccetera, che invece è arretrato, è messo dentro, no? È fatto slittare in dentro. E però quello che vi volevo far notare è anche il rapporto che questo edificio instaura poi di fatto con il battistero. Vedete, questo è il battistero di Parma, che appunto anche in questo caso è l'elemento di riferimento e la preesistenza, potremmo dire, ambientale, riprendendo le parole di Rogers, che in qualche modo, da cui lui pure, vedete, attinge e rielabora il tema del telaio, no? Vedete, anche in questo caso è chiaro, è totalmente diverso, sono due linguaggi diversi, non c'è confusione, non c'è storicismo, no, non è un'architettura mimetica, ma è un'architettura che in qualche modo, per la sua eleganza, per la sua semplicità, per la sua capacità proprio di dialogare col contesto, esprime appieno appunto questo grande tema dell'architettura nuova e della preesistenza. E
all'interno di questo edificio, come spesso accade nelle architetture alviniane, noi troviamo il tema della scala ellittica, che è il centro visivo della composizione di molti edifici di Alpini. E lo vediamo per esempio anche in quest'altro edificio che è il di Franco Albini, vale a dire il Palazzo Bianco a Genova. Qui in realtà chiudiamo poi con questa diciamo carrellata, che è un altro sottotema, diciamo, dal cucchiaio alla città, passando per i musei, del rapporto tra il linguaggio contemporaneo, l'architettura contemporanea e la storia, in questo senso l'opera d'arte, no? Diceva Argan, se l'arte è educazione, il museo ne è la scuola. Quindi tutte queste opere, che sono opere che noi vedremo di Albini, poi troveremo anche appunto le opere, vedremo le opere di Scarpa, ve le mostrerò velocemente perché insomma è tanto, 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 tanto. Però diciamo, quello che vorrei farvi capire è che proprio la declinazione tra la preesistenza, che in questo caso può essere l'edificio storico che in qualche modo è recuperato in chiave moderno, ma anche il rapporto proprio con l'opera d'arte come oggetto artistico, che è il grande tema, diciamo, di queste opere, in questi musei che furono realizzati nel secondo dopoguerra. Questo è appunto, abbiamo detto, il Palazzo Bianco di Albini. Qui c'è tutto un discorso sull'opera d'arte che diventa quasi un oggetto, come dire, quotidiano, no? Con cui avere un rapporto di prossimità, cui si può girare intorno, in alcuni casi addirittura viene messo su dei piedistalli che si possono ruotare, si possono regolare, non si guarda solo, per esempio, non si guarda solo frontalmente una scultura, non c'è un aspetto da un lato, no? Una prospettiva da privilegiare, quanto piuttosto si deve guardare appunto magari anche da una prospettiva inedita. Molto spesso l'oggetto viene rielaborato, viene quasi riprogettato, no? Perché attraverso il suo supporto o attraverso la cornice che lo inquadra, il colore o la pietra che viene usata da fondo, no? Della sua, in qualche modo, visione. Nel Palazzo Rosso di Albini ancora una volta vediamo il tema della scala, vedete, sono oggetti esili, leggeri, in questo senso il tema, no, dell'high tech, cioè della leggerezza e di questi oggetti quasi tecnologici di Albini, per arrivare poi all'opera più famosa, che è quello del tesoro di San Lorenzo a Genova, realizzata tra il 52 e il 56, che è un piccolo, preziosissimo scrigno scuro in qualche modo, che si trova sotto, è un ipogeo, uno spazio ipogeo sotto la cattedrale, dove appunto vengono poi custoditi i tesori legati al professore San Lorenzo, quindi si tratta di oro, argento, pietre preziose, e questi oggetti così luminosi in qualche modo vengono proprio esaltati da questo ambiente ipogeo, grido, il materiale usato è questa pietra promontorio, che è la pietra tipica dei palazzi genovesi storici, e poi c'è tutto un gioco di dettagli sofisticatissimi tra il modo in cui viene ordita questa pavimentazione sottolinea i dislivelli e il modo in cui viene poi fatta corrispondere con la copertura, che invece è fatta da una serie di costolonature che
convergono proprio in questi spazi che come se fossero dei toloi, delle tombe sacre, antiche, queste costronature sono fatte invece in cemento, per esempio, no? Quindi un materiale assolutamente moderno, quindi un uso ricchissimo dei materiali, il legno, la pietra, il cemento, che fa da sfondo poi a questi oggetti preziosissimi che appunto sono i tesori di San Lorenzo. E infine vi mostro alcune immagini di musei di scarpa, qui per esempio è il museo di Castelvecchio, poi ci sta il museo di Abbatellis a Palermo, oppure c'è la gipsoteca di Canova a Cossagno, sono tutte opere realizzate negli anni 50, dal 53 fino al, diciamo, il museo di Castelvecchio è un po' completato successivamente, ma ci sono poi alcuni elementi ricorrenti in tutti questi, in tutte queste opere, vale a dire proprio innanzitutto questa modalità che ha Scarpa proprio di creare dei percorsi espositivi molto in qualche modo predeterminati, per cui il visitatore viene condotto attraverso un percorso ad osservare mediante dei punti di vista che sono studiati le varie opere d'arte, che quasi appunto per le quali vengono costruiti dei quadri, e studiatissima per esempio anche l'altezza, no, a cui collocare, no, se collocare un oggetto in alto oppure alla stessa altezza del visitatore, che poi Scarpa considera a 1,60 m. Vi mostro appunto questo è appunto un classico percorso e qui appunto di Castelvecchio, vedete, ci si proprio sale, ci si abbarbica per questo sistema di scale e poi di passerelle per arrivare, no, alla sommità, al percorso, eccetera. Questo è l'Abbatellis a Palermo, e qui, essendo a colori, riuscite anche a vedere appunto poi l'uso dei colori, anche dei materiali, no? Di rivestimento, che varia da stanza a stanza, per cui c'è una scelta precisa. Per quell'opera io creo quella stanza che ha un allestimento che dialoga appunto con quell'opera d'arte, e quell'opera d'arte in qualche modo viene arricchita, viene valorizzata, viene potenziata, passatemi il termine, dall'architettura. Quindi l'architettura moderna dialoga con l'architettura di Palazzo Abbatellis, e poi entrambe dialogano poi con l'opera d'arte, no? Questo, ed è un contributo a 360 gradi appunto, che poi alla fine crea un effetto estetico potentissimo. Dunque, questo invece appunto sono altri, questi sono schizzi del Palazzo Abbatellis. Vi volevo poi infine mostrare, perché siamo arrivati alle 6, tornando poi anche a BPPR e a Rogers, da cui eravamo in qualche modo partiti all'inizio di questa lezione, il progetto appunto di BPPR per il Castello Sforzesco, che si trova appunto a Milano, realizzato sempre in quel periodo, ancora una volta vediamo proprio questa, la creazione, no, di questi spazi che diventano proprio degli spazi scenici, no? Che erano preesistenti ovviamente, perché stiamo parlando del Castello Sforzesco, ma c'è il progetto di allestimento che proprio lo trasforma al fine proprio di creare l'ambientazione di un percorso espositivo che è quasi un crescendo, no? Di queste opere d'arte che vengono valorizzati da questi supporti, ovviamente tutti disegnati personalmente. Vedete, questi sono poi gli schizzi, fino ad arrivare all'apoteosi, che è
l'opera della Pietà Rondanini di Michelangelo, che si trova dietro questa parete di pietra a cui si accede però attraverso questa scalinata di legno, no? Proprio come se fosse un teatro, no? A cui poi corrisponde invece una copertura della stanza, vedete, particolarissima, anch'essa di legno, che proprio serve a creare un'ambientazione avvolgente, lignea, totale, no? E poi quindi finalmente arrivare all'opera clou poi del Castello Sforzesco, che è la Pietà Rondanini. Tutto questo adesso non c'è più, perché l'opera, la Pietà Rondanini, è stata spostata attualmente in un'altra ala del castello, e c'è una nuova installazione di Michele De Lucchi, ma insomma questo era il progetto originale. Ora, con quest'opera chiudiamo, con quest'opera del BPR, con l'allestimento del Castello Sforzesco, però vi lascio con questa, diciamo, frase ancora una volta di Alfredo Tafuri, lo storico che ho citato a riferimento inizialmente di questa lezione, che chiamava appunto manipolabilità dei reperti, no? La manipolabilità dei reperti, no? Quindi del reperto inteso come proprio reperto archeologico, ma anche ciò che si trova, no? Ciò che preesiste, che con cui uno si, in qualche modo si rapporta, no? È proprio questa manipolabilità dei reperti che in qualche modo può descrivere il rapporto del progetto, della tradizione, del cucchiaio, della città, di questa fase, no, dell'architettura italiana del secondo dopoguerra. Bene, sono 17:57, siamo perfettamente nei tempi. Io volevo solo chiedere, Dio, se c'è qualcuno, io non vedo nessuno. No, ma ci siamo. Io volevo fare una domanda, no? Personalmente. Mi è piaciuto moltissimo la citazione di Argan, quando tratta che l'opera ci insegna e il museo può diventare la nostra scuola. Possiamo considerare che le basi del razionalismo si poggia sull'astrattismo, giusto? Cioè, diciamo, parte tutto dal movimento dell'astrattismo, su queste basi qua. Infatti, partendo dalla semplificazione, da Modrian. È un po' complicato da sintetizzare così, diciamo, in quattro parole, però sicuramente sì. È il tema dell'avanguardia, sì. Cioè il clima è il clima dell'avanguardia, quindi le avanguardie artistiche, ma anche l'avanguardia in qualche modo che fu, mi riferisco per esempio, non so se lei ha mai sentito l'Esprit Nouveau di Le Corbusier, no? In realtà è pienamente... partecipe di questo clima, che è un clima culturale, quindi ci stanno tante avanguardie, non c'è solo l'astrattismo, ma c'è anche l'espressionismo, c'è anche il futurismo, no? È un po' il tema dell'essere moderno a tutti i costi, no? La necessità di una modernità, e che come l'avanguardia tendeva anche a diciamo ad essere prorompente, no? A gettare via il bambino con l'acqua sporca, quindi sì, anche sì. Il tema della storia in qualche modo mi viene più l'analogia, no, col futurismo, per esempio, in questo senso, no? Del fatto che ecco, questo che è proprio un classico di avanguardia, che poi in realtà è stato anche molto semplificato, perché poi l'operazione di Rogers e comunque di una certa storiografia poi dopo è stata di critica alla storiografia, è stata anche quella di recuperare un'altra immagine della modernità, nel senso che la modernità non è stata solo quella, solo una rimozione del passato, ma c'è stata anche tantissimo altra modernità. Però sono tutti temi molto complessi. Sicuramente l'architettura italiana del dopoguerra diede grandissimo valore alla storia, al contesto, e in questo senso c'è questa, appunto, le preesistenze ambientali, no? Questa formula coniata da Rogers, e poi la grande idea, se vogliamo, anche utopica, no? Del progetto che integrale, che è tipicamente moderna, no? A moderna già dai primordi, quindi moderna dall'architettura moderna, noi diciamo dai CIAM, dai grandi congressi internazionali di architettura moderna, quindi stiamo parlando degli anni 20 del Novecento.
per cui il progetto, l'architetto progettava tutto sostanzialmente, una cosa integrale, no? Noi sappiamo oggi che le cose poi di fatto vanno in maniera un po' diversa. Noi abbiamo per esempio tanti corsi di laurea, no? Da noi, in cui c'è architettura, c'è design e comunicazione, c'è design per la moda, l'innovazione, c'è la moda, eccetera. Però è chiaro, un'unica facoltà di architettura, e in qualche modo possiamo dire che anche noi andiamo da tutta la città, insomma. No? Certo, la nuova è nuova Bauhaus. In qualche modo. Superando Ulm, arrivando a... Comunque anche diciamo in questi interventi, sia tuo che di Ornella Cirillo, abbiamo, penso, avete espresso un po' tutte le componenti, ecco, del nostro dipartimento, a partire dall'architettura, passando per il design e per la moda, quindi attraverso questo racconto storico dettagliato sia di Ornella che tuo. Quindi io vi ringrazio tantissimo stasera per questa aver avuto questa possibilità di ascoltarvi, e penso anche che i nostri colleghi qui presenti, ma anche i ragazzi, siano stati molto molto, diciamo, interessati e appassionati da questo argomento. Noi poi ormai, quando entriamo nelle aule, ci rendiamo conto che questi seminari sono poi recepiti in una maniera positiva, ma anche, ecco, sono segnalate le indicazioni, le cose che comunque avete citato. Quindi questo interesse adesso, questa giornata dedicata alla storia, una storia trasversale tra moda, architettura e design, penso sia molto, molto, stata molto interessante. Io, almeno dal mio punto di vista. Sicuramente esprime la pubblicità dei volti che sono all'interno dei corsi di studio e quindi anche nei nostri percorsi di ricerca, perché poi ciascuno di noi si è presentato qui un po' cercando di coniugare quelle che sono le attività che svolge in aula con gli studenti e parallelamente poi nel suo ruolo di ricercatore. Abbiamo sempre questo doppio... quindi sono contenta, credo che abbiamo anche gli studenti del Cafelli, se ho capito bene. Sì, sì. E alcuni studenti che non sono collegati direttamente su YouTube sono collegati attraverso le loro piattaforme e quindi visionano insieme poi i seminari. Quindi, un numero abbastanza ampio di giovani coinvolti in questo siamo nella rete, siamo ovunque. Allora, se ci sono domande da parte dei nostri colleghi. Buonasera. Una domanda costruendo un centro storico, non si pensa di poter suonare la visuale? No. Costruendo un palazzo in un centro storico, un palazzo. Umberto, scusami, tu di che scuola sei? Prima cosa, presentati. Buonasera, mi chiamo Cedro Umberto, vengo da Costruzione Ambiente e Territorio, Michelangelo Buonarroti, a Caserta. Va bene, ok. Allora, a chi vuoi fare la domanda? La professoressa Ingrosso o la professoressa Cirillo? Ingrosso. Perfetto. Costruendo un palazzo moderno in un centro storico, non si pensa di poter rovinare la visuale? Vabbè, ma questa è una questione di regolamenti edilizi. Certo, ci sono tutta una serie di regolamenti che prescrivono delle altezze, degli allineamenti, e sono normati da regolamenti che sono amministrativi. Ma a partire da questi vincoli, che sono vincoli amministrativi, poi c'è il progetto di architettura. Va bene, grazie. Che bisogna saper fare, perché appunto all'interno dei vincoli poi si rispettano anche questioni non solo formali, estetiche e funzionali. Il progetto di architettura non è una cosa proprio scontata e facile, ma può essere anche gradevole anche all'interno di un centro storico, che se si sa operare, come vi ha spiegato la professoressa Ingrosso, rispettando quello che c'è intorno, ma non lavorando così con un impatto violento e insensibile rispetto al contesto. Quelli che avete visto voi, l'esempio di Venezia per esempio, è eclatante. Lì siamo proprio nel centro di Venezia, chiunque di noi visita San Marco e va nel centro di Venezia
vede quelle cose, eppure non ci disturba una casa come quella delle zattere che andava a rompere quello che era, diciamo, la preesistenza. La sapienza, la sensibilità, il gusto di chi lavora, se ben formato, se competente, se sensibile, può arrivare anche a non disturbare, rispettando i regolamenti, ma anche rispettando, come dire, il saper fare dell'architettura. E perciò bisogna illustrare tante buone pratiche come quelle, perché dall'esempio cominciano a venire fuori delle suggestioni interessanti. Perdonatemi, devo rispondere a te. Insomma, è anche questo un po' l'obiettivo della storia dell'architettura. Cioè, mostrarvi delle cose belle. Per un architetto, per un designer, penso che sia questo il ruolo principale, cioè quello di mostrare dei buoni esempi e quindi saperli cogliere, ma saperli anche utilizzare per il proprio mestiere, non soltanto il cenno architettonico, il cenno storico da ricordare, ma proprio da mettere in pratica innovandolo. Questo è un po' il processo che voi dovete fare. Comunque grazie della domanda, Umberto, una domanda molto interessante e anche complessa nella risposta. Diciamo, è molto difficile, sono temi molto significativi, vuol dire che già da parte tua c'è un approccio critico a quello che può essere l'invasione, no? Che arriva con il nuovo nel centro storico. Ci sono scritti fiumi di libri, fiumi di convegni, fiumi di dibattiti, perché sono questioni molto delicate. Non ti il dico, tema del costruire remoti, per esempio, grandi eventi, no? Le guerre, insomma, c'è stato sempre un'apertura di grosse polemiche risolte spesso anche bene. Infatti. Grazie. C'è qualche altra domanda? Qualche altra domanda dal pubblico esterno che passa in quest'altra stanza? Allora, se diciamo è tutto chiaro, e ovviamente lo è, possiamo salutare i nostri colleghi. Ringrazio ancora una volta Ornella Civillo. È un'ingerenza che può essere scappata, ecco. Chiara Ingrosso per queste loro lezioni, e ringrazio tutti i docenti delle scuole partecipanti, ma soprattutto gli alunni delle scuole che stanno aderendo in maniera significativa alle nostre attività. Grazie a tutti, ci rincontriamo tra 15 giorni con un altro seminario. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera.